radiofonica.com. Buongiorno, siamo con Alessandro Riccini Ricci, che è l'anima, diciamo, del Batik Film Festival, che dopo 13 anni è diventato immaginario. E proprio su questo vogliamo incentrare la nostra prima domanda. Da Batik a immaginario, prima era un film festival tutto e soprattutto incentrato sui film, invece oggi è diventato di più ampio respiro, prevede videogame, ambiente, TV, street art. Da cosa nasce questa evoluzione? Perché? Beh, intanto, come hai detto te, è un festival immaginario, quindi insomma, intanto vediamo come verrà questa prima edizione, poi ti saprò dire meglio come sarà effettivamente, se sarà riuscita la nostra operazione, che è semplicemente quella di dire che forse oggi per raccontare il mondo in cui viviamo, il contemporaneo, forse c'è bisogno di una manifestazione che parli di più cose, come oggi uno legge i libri, vede il film, sta in internet, è connesso con il mondo. Forse c'è bisogno anche di una manifestazione che renda conto di questo cambiamento. Secondo noi non hanno più senso manifestazioni solo sui libri, solo sul cinema, o forse diciamo non bastano più solo queste, e quindi abbiamo pensato che forse per noi fosse interessante attraversare diciamo, i miti del presente, cioè quello che forma il nostro immaginario oggi, che forma la nostra cultura oggi, attraverso più canali, più arti. E quindi per esempio uno dei temi importanti della manifestazione, ovvero Batman, i 70 anni di Batman, sarà una cosa che non sarà solo cinema, ma sarà anche videogames, sarà fumetto, sarà serie televisive ed altro. Questo per dire che insomma tendiamo ad avere un approccio un po' più complessivo, un po' più globale, con delle tematiche nuove rispetto a quelle che abbiamo precedentemente trattato. Proprio Batman nella presentazione del festival viene rappresentato come specchio della società contemporanea, nella fattispecie è proprio l'icona del mondo presente, c'è scritto. Sì. In che senso Batman come icona del presente? Beh, diciamo che intanto è una figura che in qualche modo tutti conoscono come sia chi, e può essere trattata a vari livelli, può essere trattata da un punto di vista del suo carattere psicologico, della sua doppiezza, del suo essere maschera, del suo diciamo essere un buono che però comunque ha un animo cattivo, insomma in un qualche modo un eroe senza superpoteri, nel senso che a differenza dei vari Superman, dei vari X-Men, non è un mutante in sostanza, lui si basa sulla tecnologia come facciamo noi oggi, insomma, usa al meglio la tecnologia e quindi è un uomo del presente, è un uomo contraddittorio, è una persona che non può essere annoverata totalmente tra i buoni perché è anche considerato un cattivo, ha il Joker come doppio che in realtà rappresenta più che un avversario il suo doppio cattivo, per cui insomma riteniamo che, esatto, riteniamo che in un qualche modo renda la complessità del nostro, come dire, presente. Un po' come oggi potremmo dire che in ognuno di noi c'è un piccolo Berlusconi, se vogliamo. Mi dissocio da queste affermazioni. Diciamo come Joker all'interno di noi, così insomma Batman potrebbe rappresentare una metafora del presente. E la scelta del nome Batik derivava dal fatto che il festival nasceva edizione è stata una rassegna dedicata alle cinematografie africane, perché all'epoca, 13 anni fa, pensavamo che la differenza culturale, la diversità culturale fosse il centro del nostro lavoro. Poi siamo passati a un festival che si occupava dei linguaggi, del linguaggio cinematografico, della forma del cinema, di un ragionamento più complessivo a livello internazionale sul cinema d'autore. Adesso siamo arrivati alla un'analisi più complessiva della società del presente, e a questo punto è anche televisione, serie televisive come dicevamo, fumetto e tante altre cose. L'ambiente è tutto. Esatto, sono stili di vita anche, se vogliamo, no? Insomma, oggi non ci interessa più semplicemente magari fare una rassegna sull'ambiente, far vedere dei documentari sull'ambiente, ci interessa fare un ragionamento complessivo sugli stili di vita che riguardano anche la nostra coscienza e cultura ambientale, che però non è dissociata secondo noi da alcune cose che per esempio faremo all'interno del programma, e c'è un piccolo spettacolo teatrale legato alla presentazione di un libro che si chiama Appena 18 anni mi rifaccio, che è una storia di giovani donne che aspettano i 18 anni per fare interventi di chirurgia plastica. Non c'è né una connotazione positiva né negativa, però è un'indagine quasi giornalistica, un po' romanzata, di quelli che sono anche i desideri o le aspirazioni di giovani donne oggi. Per cui insomma, e ragionando sul positivo e il negativo di tutto ciò, insomma, ci interessa dare degli strumenti o ragionare
ragionare su quelli che sono gli stili di vita più in genere, ecco, un approccio più complessivo e non più semplicemente legato a un singolo settore, che possa essere il cinema, che possa essere il fumetto. Insomma, i nostri spettatori ci interessano nella loro complessità e nella loro intera giornata, in tutto quello che fanno. Un'ultima domanda su Gilliam, la scelta di Gilliam. Oggi può essere ritenuto uno dei maggiori esponenti del cinema appunto immaginario, onirico, visionario. Surreale, visionario, sì. Ma in che senso la scelta della proiezione di Tiderland con il tema del festival che è l'eroe e il supereroe? Non si tratta qui di questo film più di anti-eroi? Esatto, sono eroi, supereroi, ma anche anti-eroi. La declinazione, come poi capita anche all'interno del festival, sarà anche sugli anti-eroi, con una serie di vari registi che parleranno anche di anti-eroi. Chiaramente, non so, Terry Gilliam come battesimo del festival era sicuramente l'inizio migliore che si poteva avere, considerando anche il film poi Parnassus recentemente uscito, che mi pare un delirio visionario assoluto, per cui, come dire, come battesimo per questa prima edizione non ci poteva essere nulla di meglio. Tideland sicuramente è una storia di anti-eroi, ma soprattutto di visioni per me, no? Insomma, la storia di questa giovane ragazza è una storia di una visionaria, in senso positivo e negativo, questo poi lo lascio. Un film molto controverso che non ha avuto molta fortuna, e anche per questo, insomma, immediatamente, perché è bellissimo. Esatto, ci interessa proiettarlo, perché se facessimo le cose più facili su e tra, comunque bellissimo, come Brasile, l'esercito delle 12 scimmie, insomma. Sicuramente sarebbe un progetto interessante, però ci interessa andare anche a scovare gli autori nelle loro opere più difficili, un po' più problematiche, o che hanno avuto più difficoltà, insomma. Va bene, grazie. Radiofonica.com.